Signori e signori, buonasera e bentrovati. Dunque, è iniziato stanno ormai è diventato sempre... Sono molto contento, allora va bene, giro così, arrivo. Allora, vogliamo preparare una cosa in cucina? Giardinotti. Benvenuto a... Compila quindi va. Buongiorno, anzi buonasera. Allora, cominciamo questa live un po' in ritardo, ero un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Oggi si vede che effetto del ritorno dalle ferie che mi condiziona. Allora, sistemo un po' di cose, non sono abituato a usare due schermi, mi sono messo a posto un po' il desktop. Mentre aspettiamo magari che se qualcuno si collega, anche se immagino saranno tutti quanti in ferie in questo momento, io ci sono già stato, purtroppo è già finita. Questo è un vero peccato. Quindi dovrò aspettare il prossimo anno per altre vacanze più. Oh, ciao Diana. Questa sera diciamo abbiamo dei temi un po' forse correlati in parte, perché si è parlato un paio d'ore fa sul canale di Diana. Vediamo se riesco, com'è che si fa il comando SO, forse quel comando che usano tutti. Ha funzionato, incredibile, ho imparato qualcosa di nuovo di Twitch. Si è parlato di user experience e quindi diciamo che qui siamo l'argomento che volevo trattare stasera, un argomento molto vicino ma più legato agli sviluppatori, a fare quello che è il codice bello per gli sviluppatori, quindi non per gli utenti finali ma più per chi appunto deve lavorare sul codice e lavorare a progetti, scrivere codice che devono essere letti, deve essere letto agevolmente anche da altri, ma soprattutto anche dai se stessi del futuro, perché spesso siamo noi i primi a dover poi riprendere in mano quello che scriviamo. In realtà l'argomento di questa sera, io ho delle slide che avevo preparato per delle sessioni che avevo tenuto su questo argomento, che hanno sempre avuto un po' di sfortuna, perché la prima volta che l'ho trattato a una conferenza il tempo era molto tiranno e avevo molta carne al fuoco. Infatti potrebbe essere necessario magari dividere la cosa in due, e quindi potrebbe anche esserci, come dire, questa necessità, e vabbè, all'occorrenza vedremo un po' come fare. EDX, esatto, il termine che è stato coniato è EDX, la developer experience, cioè, o dev, UX dev, se mi ricordo bene. C'è anche Maurizio, Maurizio è sempre in vacanza perché sta in un luogo di mare, quindi Maurizio. Quindi ho provato più volte a trattare questo argomento in varie conferenze, però è sempre stato un po' sfortunato, una volta per mancanza di tempo, una volta perché è un seminario live su Clean Code, sono arrivato tardi perché ho bucato per la prima volta nella mia vita una gomma in autostrada. In realtà non è che l'ho bucata, è che non c'era quasi più battistrada e quindi si è completamente divelta. Hai voglia a metterci dentro il liquido, provare a... era completamente squarciata e quindi c'è stato un trambusto, ci siamo fatti venire a prenderla, abbiamo portato al gommista, abbiamo fatto tutto un giro, quindi sono arrivato tardi e anche quella volta il tempo è stato abbastanza tiranno e non sono riuscito a... quindi l'idea è di usare queste slide, ma solo come guida, come tanto per avere una traccia degli argomenti di cui parlare, però sarebbe, come dire, interessante avere anche un feedback da eventualmente chi si collega. Nel caso comunque
Ah, è vero che forse non eri, forse eri in un altro seminario. Ah, c'è anche Paolo. Cioè, ecco, Paolo sì che si ricorda bene quando c'è stato quel webinar che perché ha dovuto inventarsi degli argomenti sul momento per intrattenere i presenti in modo che mentre io cercavo di arrivare dopo aver messo una gomma. Aver perso una gomma praticamente, quindi è stata una cosa molto molto traumatica. Ora riavviamo la musichetta di sottofondo, magari la teniamo un po' molto bassa. E quindi riprendo un po' quelle slide da usare all'uopo, come si suol dire, perché erano comunque fatte abbastanza benino, credo, era comunque abbastanza riassumibili e l'argomento comunque io tenevo il seminario nella stanza accanto, se cos'era su Git o su Git, forse su MVV, forse era MVVM ancora quello lì, quindi un po' di panico. Sì, in effetti da lì ho imparato che è meglio o partire presto, come ho fatto la settimana, 2 settimane fa ormai in vacanza, che sono andato a vedere un data center. Ho vinto per fortuna esagerato un concorso, quindi ho visto un data center a Milano dal vivo, quindi così sappiamo dove finiscono tutti questi filmati che registriamo live, su quali macchine vanno a finire, quindi direi che era meglio quasi di una roccaforte, di una centrale nucleare, perché con tutti gli accorgimenti. Poi ci scriverò qualcosa, sto aspettando che magari mi mandino un po' di materiale. Mi avevano promesso le foto anche perché ho pranzato vicino a un influencer che ammiro molto, che ha anche un canale qui, più che altro è il canale Tech Princess, che è un canale anche su Twitch, che si chiama Fiona Ciaccalli. Grazie per il follow. Dicevo, si chiama Fiona e si occupa, diciamo, guida molte macchine e presenta molti oggetti tecnologici e quindi era un po' emozionato. Infatti, rivedendo il filmato, vedo che gesticolo, faccio delle cose strane e quindi ho detto, vabbè, ormai è andato, ormai la figura l'abbiamo fatta e quindi che dire? Allora. Quindi parliamo dell'argomento così non facciamo magari troppo tardi. L'argomento è Clean Code, come si può vedere dal titolo qui, quindi si intende codice pulito non con il detersivo, ma allora, intanto vediamo se riesco a far partire qualche slide giusto per allora, vediamo se si vede qualcosa. Non si vede, no, si vede, quindi ok, giusto per come dire, fare un po' di. Allora, in realtà volevo provare un'altra cosa. Allora, scusate che torno a vedere magari lo schermo e quindi allora, monitor. Ok, ci riprovo. Stasera si vede che sono tornato dalle vacanze, sono completamente. Allora, dicevo, l'argomento è clean code. Allora, in realtà qui ci sono anche esempi di codice, sono esempi scritti in Delphi, perché sapete che un po' questo canale ha deciso di dedicarsi un po' di più a questo tipo di linguaggio, ma più che altro perché è poco trattato in generale rispetto ad altre tecnologie come .NET, però i ragionamenti che si fanno in realtà sono cross language, perché ad esempio il punto di riferimento è un libro scritto dal famoso Uncle Bob, che ha degli esempi fatti in Java. Sto guardando che non si vede la chat, vabbè, forse perché ho fatto un po' di casino io questa sera. Allora vediamo intanto se si vedono le slide e anche il mio faccione. Direi che non si vede proprio nulla e che è strano.
Ok, adesso vediamo magari di gestirle in maniera un po' diversa. Come mai? Ah, ecco, adesso si vede qualche cosa. Ok. Adesso riprovo. Se la proprio non ce la possiamo fare, non ce la possiamo fare. Ok, quindi qualcosina adesso si vede finalmente. Ok, così le slide rimangono lì, e poi forse vedo anche la chat. Mi sto un po' barcamenando. Queste sono più che altro come guida, quindi come dicevo per gli argomenti, quindi di cosa parliamo? Qui c'è la mia faccia mentre ovviamente mi dedico alle mangiate di sushi, ma direi che i miei riferimenti li saltiamo anche l'agenda. Allora, perché parliamo di Clean Code? In realtà è un argomento che mi piaceva riprendere anche se ne ho parlato in diverse occasioni. Perché pensavo fosse una cosa molto più banale dal punto di vista, la prima volta che ho iniziato ho sentito parlarne, magari ho detto sì, sono i soliti, ok, applichiamo i pattern, ci impariamo i principi solid, queste cose qui, insomma, le cose un po' accademiche e poi, come dire, siamo contenti. Invece, soprattutto leggendo il libro. Poi ho la copertina e qualche riferimento da dare di Clean Code, il libro proprio originale. Ho scoperto che ci sono, sono un po' tagliato, che la cosa era molto più interessante di quanto non sembrasse all'inizio, perché è un aspetto molto importante. Per chi fa lo sviluppatore, ogni anno, cioè scrivere codice pulito, scrivere codice, cioè condividere comunque anche delle convenzioni, seguire determinate linee guida è importante perché, come scritto qui, ogni anno c'è una quantità, poi sapete per vostra esperienza, una quantità enorme di tempo e di risorse sprecata a causa di codice scritto male, nel senso che magari uno sviluppatore ha scritto un programma, lo ha scritto non seguendo determinate direttive o comunque in maniera chiara, poi magari viene preso da un altro sviluppatore che prova chiaramente a capirci dentro qualcosa, ci aggiunge del suo e fa di peggio. Spesso questo lavoro viene fatto in fretta, quindi magari ci sono delle scadenze a breve termine, per cui occorre correre su codice scritto da altri. Infatti un po' l'abitudine da fattorizzare. Anche se il refactoring bisogna dire è un'altra cosa, non sempre è privo di rischi perché rifattorizzare può anche portare ad avere delle funzionalità che cambiano e quindi introdurre delle regressioni. Quindi per via di pressione, voler, come dire, portare a termine il lavoro, si cerca di, come si dice in termini, tirare via, sacrificando in questo modo la qualità del codice, cioè quell'aspetto del codice che non cambia. Cioè non è necessariamente collegato al funzionamento o alla bellezza, all'interfaccia, a quello che l'utente finale vede, ma è una cosa che serve per chi sviluppa in modo che il progetto rimanga, come dire, manutenibile nel tempo sia da se stessi che da sviluppatori. Questa scarsa qualità ovviamente costituisce un ostacolo per l'azienda. Primo perché per ogni modifica che magari va fatta al codice o bug fixing o implementazione di nuova feature, occorre mettere mano a un codice che non è proprio ottimale e quindi questo rende già difficile stimare dei tempi, soprattutto se chi deve lavorarci non è quello che originariamente ha scritto il codice, quindi iniziale, la versione iniziale del codice. E comunque bisogna sempre tenere molto un buon spazio anche per eventuali test, sia di regressione che cioè, vedere di non aver introdotto qualche problema nuovo e in più capire come introdurre nuove funzionalità. Questo ovviamente è una dilatazione dei tempi, è un ostacolo anche per il marketing o comunque per chi fa pratiche, diciamo così, di upselling. Perché? Perché ovviamente se per fare ogni cosa ci vuole un tempo infinito, anche per, come dire, feature molto semplici, va da sé che come dire,
i tempi si allungano e quindi questo diventi ovviamente, come dire, negativo, ha un impatto negativo su quella che è la vendita di nuove feature e quindi l'evoluzione, per così dire, del prodotto. Oltre a questo c'è anche la questione, diciamo, dell'amor proprio, ovvero a volte scriviamo codice fatto da cani, ma non dovremmo scriverlo bene, non dovrebbe essere il nostro lavoro poi alla fine scrivere il codice nel modo corretto come Dio comanda, per dirla in maniera. Quindi 8 ragioni per scrivere codice pulito. Quindi perché scrivere codice pulito? Per questioni intanto di chiarezza, perché nel capire se scriviamo del codice che si capisce al volo, ovviamente, soprattutto nell'ambito di quando si verifica un problema e c'è bisogno di risolvere dei bug, siamo molto più veloci a individuarlo e a correggerlo. Quindi anche in questo caso ci vengono in aiuto principi solid su cui magari faremo un capitolo se capiterà. E ovviamente altre ragioni sono poter applicare, quindi, cioè, scrivere codice pulito significa anche applicare delle metodologie che ci abilitano l'accesso a delle pratiche come unit test, la continuous integration, che sono possibili solo quando il codice è scritto bene. Quindi è ovvio che se noi scritto bene, nel senso anche di a livello architetturale, quindi con tutti i vari elementi slegati tra loro, le dipendenze organizzate nel modo corretto. Quindi capite che qui dietro questa storia del clean code in realtà c'è molto di più di quanto non appaia così in superficie. Anche la continuous integration, che cos'è? È quando sono tutte quelle architetture tali per cui io introduco una funzionalità, scrivo un pezzo di codice, vado a fare una commit sul mio repository Git, e nel momento in cui metto sulla mia modifica, ovviamente parte una build, parte la release. È ovvio che tutto questo in automatico deve funzionare bene, funzionerà bene se e solo se abbiamo a monte scritto il codice in un certo modo, ovvero abbiamo scritto codice pulito e adottiamo anche delle pratiche come il testing quantomeno automatizzato e opzionalmente anche magari dei testing più avanzati come integration testing e magari un controllo qualità, eccetera, che anche quelle parti che non sono automatizzabili, ma almeno queste sono, per così dire, obbligatorie, anche perché se noi non abbiamo un sistema che possa determinare se quello che abbiamo scritto è una cosa buona o meno, ovviamente ci ritroveremo a rilasciare delle cose di cui non sappiamo. Noi rilasciamo e poi quello che arriva all'utente, al cliente, sarà come sarà, e questo non, ovviamente è una cosa che non porta più problemi che vantaggi. Logica, quindi la facilità, questo è legato ovviamente sempre alla chiarezza. Nel comprendere il codice si capisce anche quali sono le dinamiche che ci stanno dietro, quindi oltre a leggere bene quello che il programma fa, è anche importante scrivere il codice in modo che si capisca a livello di business qual è, come dire, il workflow di quello che avviene, quindi c'è cioè sia il cosa fa il programma, ma qual è anche l'obiettivo, allo scopo anche di poterlo ottimizzare, rendere più performante e andare a modificare in un secondo momento. Ovvero ci ricolleghiamo al punto 4, quello della manutenzione. Se abbiamo un codice chiaro, possiamo stimare con sicurezza quelle che sono le operazioni di codifica di nuove funzionalità e di correzione di bug. Codice pulito è automaticamente testabile. Molti spesso mi chiedono: ma come si fa a scrivere codice che sia testabile? Allora, il codice testabile in sé non c'è un attributo da mettere che dice ok, questo codice è testabile. Diventa testabile se nello scrivere seguiamo ovviamente degli opportuni crismi che sono poi quelli che andremo a vedere. Quindi seguendo determinate pratiche,
e scrivendo il codice in un certo modo, il codice diventa automaticamente testabile, ovvero lo possiamo sottoporre a unit test e altri automatismi di questo tipo, abilitando quindi l'uso di continuous integration, DevOps e tutta quella serie di strumenti che oggi sono ampiamente diffusi e utilizzati. C'è anche una questione di semplicità, nel senso che ovviamente bisogna mantenere sempre un equilibrio tra quello che è cioè questo poi il principio 6 sta a indicare che l'architettura deve essere, come dire, dinamica, deve essere flessibile, non fluida ma flessibile, senza però fare over-engineering, cioè senza scrivere il codice imbastendo un'architettura assurdamente complicata per fare delle cose magari abbastanza semplici o che almeno inizialmente, salvo che non cambi qualche requisito, possano, come dire, essere implementati in modo più diretto, in modo più comprensibile. Quindi non andiamo a sparare alle formiche con un cannone, cioè cerchiamo sempre di rimanere, come dire, appunto, qui ci sono i principi KISS, keep it simple, stupid, and don't repeat yourself, quindi di tenere magari un codice, di scegliere la soluzione più semplice possibile da mantenere e da gestire. La consistenza, questo secondo me è un fattore importantissimo del clean code, ovvero nella scelta di termini e nomi, è importante, ci sono delle metodologie che vengono in aiuto come domain driven design, ma senza necessariamente andare a scomodare qualcosa di tendenzialmente così complesso, perché io la considero una cosa abbastanza complessa. Nella creazione del vocabolario di base, quando si parla sia con gli utenti sia con i clienti, quindi gli amministratori, product owner e tutte le figure che sono, come dire, in mezzo, che partecipano alla gestione di un progetto software, occorre adottare un vocabolario che sia il più possibile, come dire, uniformi, scegliendo dei termini, ad esempio, non utilizzando progetto e commessa come termini intercambiabili, perché magari alle volte, qualcuno utilizza un termine per indicare una cosa, qualcuno lo utilizza per indicare un'altra, se sono la stessa cosa. Rischiano alla fine di creare inutile confusione quando stiamo parlando fondamentalmente della stessa entità, nell'affrontare, come dire, l'analisi e la discussione del progetto. Risparmio di denaro e tempo, diciamo, per molti non subito, perché comunque bisogna un po' abituarsi, ma ovviamente sul lungo tempo questo è un vantaggio innegabile, che a volte viene anche contestato, ad esempio sul testing, che richiede del tempo in più. Sì, però questo ovviamente viene ripagato, ovviamente se non parliamo di un progetto, di un prototipo o di un qualcosa di simile, viene ripagato nel tempo, perché comunque abbiamo dei vantaggi, dal punto di vista, appunto, tutti i vantaggi che abbiamo visto prima, che ci consentono sia lato business sia lato, come dire, lato sviluppatore, per lavorare in maniera un po' più comoda e senza impazzire, gestire il progetto in maniera migliore. Quindi fin qui diciamo tutto molto teorico. Andando nel pratico, io avevo fatto a suo tempo una carrellata, quindi c'è anche il disclaimer del horror, come dire, una galleria di alcuni esempi di codice cattivo, tra virgolette, che ho raccolto in giro e in certi casi ho tradotto per far capire più o meno qual era il principio di codice che comunque possiamo dire che, in base ai principi del clean code, ma anche in base ai principi del buon senso, non è codice che può essere ritenuto buono. E quindi, giusto per dare un esempio pratico, e avevo costruito questa galleria molto, molto abbozzata, però che era abbastanza significativa. Ad esempio, vabbè, il termine improprio, singleton alla massima potenza. Ad esempio, mi è capitato di trovare spesso progetti dove c'era un metodo o una procedura, questa è una procedure, con un nome, execute, che già è generico, cioè. Se dipende sempre, ovviamente, se è un metodo che troviamo in una classe tprogram, capirete che tprogram execute è una classe
potremmo considerarlo un main, cioè un contenitore di logica, però che non ha un ruolo specifico se non dare il via, il bootstrap alla nostra applicazione con dentro magari, ecco, 1 milione, 2 milioni di righe di codice, 10 milioni di righe di codice. Ho trovato anche dei metodi che non avevano, allora 10 milioni forse un po' esagerato, ma comunque diverse migliaia, anche decine di migliaia di righe di codice ce l'avevano. Quindi una procedura che contiene così tanto codice è impossibile che possa essere manutenuta in una maniera, come dire, minimo intelligibile, con un minimo di senso. Altri esempi, ad esempio qui c'è lo chiamo il ripetitore di eccezioni, ovvero tutti quei costrutti che cosa fanno? Non fanno altro che intanto non fanno altro che wrappare un qualcosa che produce errori nel 99% dei casi, perché molto spesso è vero che utilizzare le eccezioni è un bene, in molti linguaggi sono presenti, Delphi, C Sharp, Java, C++, però vanno utilizzate ovviamente non solo per gli errori, quindi non hanno solo questa limitazione, però vanno usate con un minimo di criterio. Vi sono dei casi in cui vengono sfruttate, che hanno comunque un overhead. E ad esempio all'interno di un codice che produce spesso errori c'è poi una gestione altrettanto complicata, perché li deve in qualche modo intercettare tutti, e molto spesso quello che avviene in questi intercettori, in questi blocchi di codice per la gestione dell'errore, è un rilancio dell'eccezione stessa, che qui ad esempio vediamo viene catturata e rilanciata. Per quello lo chiamo ripetitore, perché sembra quasi che, non so, l'eccezione originale perda di potenza e quindi la si voglia prendere e rieseguire come se quell'originale fosse, come dire, non più, non fosse abbastanza incisiva, non lo so. Però ci sono anche casi peggiori, come in questa riga di codice, l'ultimo, dove c'è raise exception, dove vengono magari intercettate, vengono sostituite con altri errori, magari c'è una gestione parziale, che o scrivono errore o comunque cambiano il contenuto dell'errore, cioè magari prendono una descrizione e da un errore particolareggiato ne fanno uno generico dove portano solo il messaggio di errore e perdiamo quelle che sono le informazioni originali, ovvero lo stack, il punto in cui si è verificato l'errore originale, eventualmente dei codici numerici che stanno all'interno, la location, perdiamo un sacco di informazioni. Quindi questo è un pattern assolutamente da non seguire, anche perché molto spesso si rivela inutile, cioè catchare un'eccezione per rilanciarla ha senso se faccio qualcosa nel mezzo, ma devo sempre stare attento a usare raise, throw o comunque una parola chiave che mi consente di risollevare l'eccezione originale per non perdere le informazioni. Addirittura rilanciarla con una cosa più generica, mi lascia di nuovo in dubbio. Comunque il discorso è ampio, però diciamo, fatto così non va sicuramente bene, ancora meno ingoiarle, cioè non mettere proprio una gestione dell'errore, quindi prendere l'errore e dire ok, l'abbiamo gestito, non ci abbiamo fatto nulla e nessuno sa che c'è stato, quindi no errori, no problemi, no telefonate, come si dice, cuore, occhio non vede, cuore non duole. Quindi però poi il dolore arriverà. Questo in realtà è un esempio mio che ho usato spesso fino a un po' di tempo fa. Avevo un po' la mania di commentare qualsiasi riga di codice. Poi, per fortuna, come succede con chi ha delle assuefazioni, ho smesso. Questo è un commento stile grazie al piffero, perché c'è questa funzione, diciamo, sta a indicare quando si può evitare di mettere un commento. Sui commenti c'è una trattazione particolare che non pensavo fossero così determinanti, ma se ne parla proprio in modo specifico nell'ambito del clean code, del codice pulito. Ecco, qui sta a indicare che non vale la pena commentare riga per riga, soprattutto commentare qualcosa che è, come dire, assolutamente intelligibile, cioè una funzione che dà un booleano. Restituisco un valore true, è ovvio che è un esito positivo. Se fosse negativo, cioè qui ci prenderemmo in giro, quindi sarebbe fatto apposta per confondere qualcuno. Quindi
È un commento assolutamente da evitare. Mi ci sono abituato, alla fine ho smesso di scrivere e di commentare ogni singola linea di codice, ma diciamo ho sempre cercato, cerco sempre, tranne in alcuni frangenti dove è necessario, di trasformare il codice, il commento, in una frazione di codice che dà un significato al commento ed elimina il commento. Poi spiegherò meglio cosa intendo. Però sì, anche questo può essere un esempio di non dirty code, chiamiamolo. Argomenti fallaci, i titoli ovviamente sono ironici, non c'entrano nulla con... Qui si parla degli argomenti, dei parametri che vengono passati alle funzioni. Molto spesso ci capita di avere delle funzioni con dei tipi diversi di parametro, molti parametri, e quando abbiamo qualcosa del genere, tipo get azienda, c'è un nome, ok. Il primo parametro presumo sia una, si può presumere sia una ragione sociale, perché è quella della mia azienda, però quei true 1, true false che seguono, noi non sappiamo a cosa servono, a meno che non andiamo lì sopra, abbiamo un IDE intelligente come quello di Delphi, Visual Studio Code, che ci dice, oppure uno di JetBrains che hanno una funzionalità specifica, cioè mettono il nome del parametro, così riescono a farti capire che cosa... dove stai passando quel valore, anche se non è proprio il massimo, sono da evitare questo tipo di utilizzi, cioè il valore che passiamo, il significato deve essere chiaro, lampante, anche sul punto della chiamata che vediamo qui, e non necessariamente che non ci richieda obbligatoriamente di andare a vedere come questa funzione è stata, come dire, implementata. E che parametri ci sono per capire a cosa corrispondono ognuno di questi singoli valori. Questo perché ovviamente se noi abbiamo qualcosa che ci fa capire subito, ad esempio l'ideale sarebbe sostituire tutta questa roba qui con eventualmente un record che contenga questi campi. Ecco che magari prima della chiamata c'è la valorizzazione di un record dove noi impostiamo un campo con un nome significativo al valore che vogliamo e passiamo una struttura unica alla nostra metodo, alla nostra funzione, alla nostra routine. In questo modo abbiamo del codice che chiaramente contiene gli identificatori che fanno capire che cosa stiamo valorizzando. Questo sicuramente è da preferire a un passaggio di parametri fatto così, che tra l'altro molto spesso se c'è bisogno di introdurre un parametro nuovo ancora, che magari qui manca, e spesso quando ce ne sono tanti, come dire, viene facile che ce ne debbano aggiungere altrettanti, mi è capitato di vedere dei metodi di questo tipo con diversi anche overload, dove si iniziava anche a far fatica ad abituarsi all'ordine una volta che lo conosci, perché per poter creare gli overload, ovviamente, parametri dello stesso tipo non devono stare assolutamente nello stesso posto, e se alcuni sono facoltativi inizia il balletto di scambiarli di posto o comunque creare una pletora di talmente tanti metodi di versioni diverse che diventa praticamente ingestibile. E qui dove vengono chiamati non riusciamo a vedere, non riusciamo a capire qual è questo uno true false, cos'è che sta a indicare, perché sono talmente generici che se non andiamo con l'IDE a fare un pick, andare a vedere che cosa sono, non lo capiamo. E ovviamente queste operazioni di andare lì e vedere che cosa stiamo valorizzando richiedono del tempo, quindi qui la variabile tempo è sempre sembra poca cosa, ma è determinante, perché ogni secondo istante che aggiungiamo in più sono sforzi ovviamente da fare con la testa per cercare di capire e come dire, variabili da andare a analizzare, codice da andare a vedere, bisogna navigare, bisogna magari questa roba, la procedura originale sta in un'altra unit, in un altro modulo, quindi andiamo a aprire diversi file, cioè ci dobbiamo in qualche modo far aiutare per capire il codice che abbiamo scritto, e quindi non è, anche questo non è codice pulito. Ah, questa è la mia preferita perché mi è capitato spesso. Do you speak English? È scritto così perché mi è capitato spesso di trovare del codice dove si faceva un uso di lingue, in particolare l'inglese,
non molto consolo. Qui c'è un file status, questo è un enumerativo, è un tipo che può assumere solo questi tre valori. Abbiamo confirmed, che può andare bene, e poi backupped e nulled. Questi sono termini reali che ho trovato in codice realmente esistente. E ovviamente qui l'inglese lascia un po' a desiderare, ovviamente, perché backupped sarebbe backed up, e più che annulled direi potrebbe scrivere cancelled, potrebbe scrivere, però il concetto qui dietro, do you speak English, sta a indicare che vogliamo usare una lingua, usiamola se la conosciamo, quindi scriviamo in italiano se sappiamo l'italiano, usiamo l'inglese se sappiamo l'inglese, ma poi stiamo attenti ai termini più che altro, perché questo all'utente non arriverà mai, però se io dovessi, come dire, dare un una mia valutazione dello sviluppatore che ha scritto questa cosa qui, di certo posso dire che l'inglese non lo conosce proprio benissimo, e quindi, cioè, questo è anche un discorso di, uso il termine sbagliato, prestigio, ma più che altro non di prestigio, ma del fatto che, insomma, dobbiamo lavorare con quello che conosciamo, e se non lo conosciamo, avere l'umiltà di andarlo a chiedere o a ricercare, per evitare di scrivere della roba nel codice che poi faccia sorridere i colleghi, anche perché poi queste cose se le ricordano per la vita, e quindi tant'è che io lo sto ancora usando come esempio, nonostante probabilmente questa cosa abbia 10 anni come storia, e quindi questo è quanto. Quindi l'importante è scegliere una lingua di riferimento, quindi c'è chi dice assolutamente sempre solo l'inglese. Io non sono del tutto d'accordo, più che altro perché a volte abbiamo in Italia, magari soprattutto in ambito finanziario, come dire, delle realtà o comunque delle cose con cui lavoriamo che sono, non so, ad esempio in ambito fiscale, amministrativo, una cedola, che andare a tradurre cedola in inglese rischia di trovare un termine che è corretto, sì, ma non è, ad esempio, riconosciuto. La devo sempre tradurre alla rovescio per andare a capire di cosa si parla, se sono uno che ha un'esperienza in ambito appunto amministrativo fiscale e non in ambito di inglese o di programmazione. Quindi, a mio avviso, al posto di invoice, scrivere un oggetto fattura non è un grosso problema. L'importante è mantenere una coerenza e non fare magari dei mischioni, non so, come enable, fattura, cioè dei termini errati, qualunque sia la lingua, e dei mischioni che alla fine, comunque vadano a confondere l'idea e creino uno stile, come dire, un po' raffazzonato e poco comprensibile. Ecco, probabilmente questo è il principio, è la cosa principale. Altro pezzo di codice, anche questo preso da esempio convertito, in realtà, come sintassi, ma preso da un esempio reale, con un if che poteva tranquillamente forse diventare uno switch, ma poi c'è l'aggravante che c'è come dire, un metodo che viene richiamato ogni volta con un parametro diverso, e qui forse con un set di questi valori, un ciclo for, uno switch, quel to lower che si ripete, che potrebbe essere usato una volta sola, cioè ci sono tante cose che rendono, tra l'altro questo codice che va continuamente verso destra, a un certo punto sfonda l'editor, perché a forza di andare più cose si aggiungono, più non è scalabile, potremmo dire, anche se sembra una scala, quindi anche questo è un po' un esempio di modo cattivo di scrivere il codice. Sono un po' esempi, sono esempi reali, perché li ho presi da esempi di codice. Tutto questo per dire che, scusa, ma il tuo codice puzza, potremmo dire. Sì, sono code smell, in realtà i code smell sono una cosa diversa ancora, ovvero codice che nasconde magari delle insidie per come è stato scritto, ad esempio variabili inutilizzate, cose di questo tipo. Però potremmo dire che, essendo codice non pulito, quindi sporco, codice che puzza, quindi come scrivere il codice così come va scritto, come evitare questo tipo di errori. Quindi intanto bisogna, quindi il numero, la prima cosa da fare
come dire, intanto riconoscerlo, quindi al netto di questi esempi c'è questa slide, cioè del perché però scriviamo, cioè il codice cattivo esiste, ma perché lo scriviamo? L'abbiamo già detto all'inizio, abbiamo la frenesia di rilasciare delle funzionalità il più velocemente possibile, a volte è proprio una questione di pigrizia, cioè magari siamo a fine giornata, abbiamo raggiunto il nostro risultato, magari ci sarebbe da rifattorizzare, ma vabbè, lasciamolo lì perché dobbiamo scappare, dobbiamo andare a fare l'aperitivo. Oppure se ci sono delle cattive abitudini, come in questo caso mi chiamo proprio direttamente in causa con l'esempio del commento, cattive abitudini per qualche motivo che sono state acquisite e che nel momento in cui si impara che vanno perse, bisogna sforzarsi perché altrimenti ci impediscono di scrivere qualcosa che altri possano rileggere e quindi interpretare, utilizzare nella maniera giusta. Quindi cattive abitudini, a volte per pigrizia intendo anche che non so, mi è capitato di vedere codice dove invece che scrivere, non so, magari fattura, è stato scritto fatura con una T sola, però per evitare di cambiare in giro il codice che magari il programma è stato scritto, funziona, eccetera, per paura che non funzioni più nulla, si evita di andare a rifattorizzare la classe mettendoci il nome corretto perché casca tutto perché magari si è usato il nome stesso della classe come riferimento in diversi parametri. Qui ovviamente entra in gioco anche il linguaggio che si usa, gli strumenti che ci sono a disposizione, quindi a volte anche perché la causa può essere che l'analisi è oscura o fuorviante, ovvero cioè, lavoriamo, sviluppiamo basandoci su un documento che è stato scritto male, che elenca male i requisiti, che usa appunto dei termini ambigui per indicare le stesse cose, o che non attribuisce un termine specifico a certe entità. Allora, magari tutto ciò che non ha avuto una riflessione preventiva può portare a scrivere un qualcosa che poi o deve essere o va rifattorizzato, però appunto per poterlo rifattorizzare deve essere scritto necessariamente in un certo modo, oppure rimane così com'è. Spesso c'è come dire, la vocina dello sviluppatore che dice: ok, tanto lo scrivo così, poi lo vado a ristrutturare in seguito, violando, cioè, la legge di LeBlanc che dice che later equals never, cioè tutto ciò che noi ci imponiamo di fare dopo in realtà non verrà mai fatto. Quindi spesso il codice cattivo viene scritto perché viene scritto con buone intenzioni di poi correggerlo, ma nel momento in cui rilasciamo la funzionalità va, dobbiamo passare ad altro, magari lasciamo lì tutto com'è e passiamo oltre, quindi tanto saranno affari del nostro, come dire, noi stessi in futuro o di qualcun altro che si prenderà la patata bollente di dover fare questo tipo di lavoro o cercare di capire che cosa abbiamo scritto. C'è una regola, quindi come evitare di scriverlo? C'è una regola d'oro che è scrivi codice come se colui che deve mantenerlo è un psicopatico violento che sa dove vivi, quindi noi dovremmo scrivere codice tenendo presente questo mantra che verrà mantenuto da qualcuno che sa dove viviamo ed è un violento psicopatico, un maniaco, e quindi no, ovviamente non vorremmo mai fargli un torto, forse come regola d'oro un po' estrema, nel senso che ok, dal punto di vista dell'obiettivo ci sta, però anche qualcosa di più pratico sarebbe d'aiuto, altrimenti lo psicopatico viene. Quindi vediamo le regole, come fare, quindi da oggi, quindi clean code, la parola d'ordine qui ci sta troppo bene, René Ferretti, la parola d'ordine è qualità, quindi niente più cacca, come si suol dire, ma si scrive niente più bad code, ma scriviamo da questo punto in poi clean code, quindi quello che si chiama clean code. Allora, vediamo un po' i principi del clean code, del codice pulito, da dove nasce.
Tutto parte da, in realtà, da, direi, da un libro, nel senso che è quello che poi ha introdotto il termine Clean Code, Handbook of Agile Software Craftsmanship di Uncle Bob Robert C. Martin, che è un personaggio abbastanza famoso e chi segue su YouTube o fa ricerche magari su queste cose, gli sarà senz'altro capitato di incocciare in qualche sua presentazione sulla programmazione oggetti, sulla gestione delle dipendenze. So che c'è un video dove lui in università tiene lezioni sul clean code e insomma fa molto, cioè molto a ridere, nel senso che è un personaggio. Fa degli esempi molto calzanti e quindi spesso, come dire, le presentazioni che fa risultano a mio avviso molto gradevoli. Ecco, questo è un libro che ha scritto, come assieme ne ha scritti tanti altri molto interessanti, ma c'è anche un sito, adesso non mi ricordo, si chiama cleancode.org, dove comunque questo concetto di clean code viene espanso e tenuto aggiornato, ovviamente, per quelle che sono le tecnologie e le sfide che si affacciano tutti i giorni con i nuovi linguaggi e le nuove tecnologie. Quindi tutto parte da questo libro che trovate ovunque su Amazon, anche tradotto in italiano. Per quanto io sulle traduzioni in italiano sono un po' scettico, perché mi è capitato una volta di leggere un libro, una traduzione, quindi quando ho trovato l'inglese e ho capito cosa diceva in inglese, dopo ho capito anche l'italiano, perché c'era uno scioglilingua, cioè la traduzione bisogna trovarne una che abbia una qualità abbastanza fatta bene, ma di solito non è un problema per chi fa il tecnico leggere della letteratura tecnica in inglese. E mi ho estratto appunto questo motto, che è Making your code readable is as important as making it executable, cioè leggere il tuo rendere il tuo codice leggibile è importante tanto quanto renderlo eseguibile. Quindi, vabbè, il canale si chiama Compila Quindi Va, quindi sul lato dell'ottimismo del funzionamento direi che non ci sono problemi. Sul lato della lettura, ecco, questo libro ci dà un sacco di spunti, di suggerimenti su come scrivere, in certi casi anche illuminanti, il codice sorgente. Il linguaggio che utilizza come riferimento è Java, anche se, come dire, avendo un minimo di dimestichezza un po' con la sintassi, cioè prendendolo un po' come pseudocode, i concetti che vengono spiegati sono rapportabili praticamente a qualsiasi, direi quasi la totalità dei linguaggi di programmazione che ci sono ad oggi, incluso JavaScript, incluso tanti altri. Quindi diciamo che si può prendere come linguaggio di esempio, ma è totalmente fruibile anche da chi sviluppa in C Sharp o in qualsiasi altro linguaggio. Tant'è che io ho preso alcuni degli esempi e li ho tradotti appunto in Delphi, perché così erano più leggibili, per chi ovviamente ha familiarità col linguaggio, ma essendo Pascal di solito diventa più leggibile e diciamo più comprensibile quelli che sono i concetti che Uncle Bob qui ci vuole dare per aiutarci a scrivere appunto codice più pulito. Quindi, proprio l'inizio di tutto è la questione dei meaningful names, cioè che cosa sta a indicare l'importanza del nome. Il libro appunto sottolinea che i nomi sono praticamente un elemento indispensabile, perché sono ovunque all'interno del codice, in quanto noi diamo nomi a variabili, costanti, metodi, parametri, classi, package, namespace, strutture, diamo un nome praticamente a tutto. Quindi poi vabbè, la schermata che La figura che ho scelto è proprio perché è il mio disagio: quando dobbiamo dare un nome a qualcosa ci mettiamo sempre un sacco di tempo, perché in realtà poi non è importante indovinare subito un nome giusto, ma ovviamente dotarsi sempre di quegli strumenti che consentono, in caso di cambio di idea, di rifattorizzare senza correre il rischio di rompere il codice. Quindi io sono molto per il
pensarci, sì, riflettere sulle cose, però diciamo, operare una scelta, prendere una strada e poi all'occorrenza eventualmente rifattorizzare se serve, facendo in modo che appunto tutto sia fattorizzabile. Quindi non utilizzare ad esempio dei tipi, poi riferirsi a questi tipi, al nome, con delle stringhe o qualcosa che l'ambiente di sviluppo non possa vedere. Ma questo è, diciamo, un discorso a parte di per sé. Qui sta a indicare che comunque i nomi che scegliamo e che diamo a tutto ciò che nel codice utilizziamo hanno la loro importanza. Quindi quando abbiamo del codice con dei nomi tipo TMP, TMP2, Pippo, che io mi sono sempre chiesto, ma Pippo se non fosse nato Disney, che nomi avremmo dato alle variabili? Classico dummy o foo, o quelli che troviamo sui libri, non sono ovviamente, cioè chiaro, per fare un esempio ci possono stare, ma in tutti gli altri contesti non sono assolutamente nomi che noi dobbiamo, che possiamo utilizzare in un contesto reale, ma dobbiamo dargli un significato. E se non siamo in grado di farlo, vuol dire che questo è già un segnale che stiamo scrivendo codice non propriamente corretto, comunque che la nostra struttura, perché magari gli vorremmo dare un nome che è già in uso da un'altra variabile che fa fa qualcosa di molto simile. Quindi il gioco qual è? Che in quel caso o abbiamo fatto un metodo troppo grande o dobbiamo rifattorizzare, dividere ulteriormente la routine che abbiamo scritto. Cioè c'è qualcosa che noi dobbiamo fare, perché se ci troviamo in un punto in cui non riusciamo a attribuire un nome significativo a una variabile, né dobbiamo rassegnarci a utilizzarne una già impiegata nel resto del codice perché può essere pericoloso, allora vuol dire che c'è qualcosa che tocca, cioè dobbiamo un attimo tornare indietro e analizzare che cosa c'è che non va nel nostro codice, perché potremmo trovarci in questo caso, in uno degli altri casi che poi vedremo in seguito in questa trattazione. Quindi questo sta a indicare che il nome che diamo alle cose è estremamente importante e quindi deve avere certe caratteristiche. Vediamo ad esempio quali sono queste caratteristiche. Ad esempio, usare dei nomi che rispettino il criterio, come lo definisce lui, di intention revealing, cioè il nome deve fare capire perché cosa viene utilizzato, cioè perché quella cosa a cui abbiamo dato il nome sta lì e perché c'è e qual è il suo ruolo. Quindi usare nomi significativi a volte richiede uno sforzo, perché è vero che ad esempio sui cicli siamo abituati a usare delle i, delle J, delle K e quello che vogliamo, però il fatto di adottare comunque una convenzione è una cosa che ci aiuta e bisogna fare quello sforzo, perché la scelta si ripaga in futuro in termini di chiarezza e di manutenibilità del codice. Quindi il nome deve rispondere a tutte le possibili domande che noi possiamo farci. Ad esempio, il nome di una variabile, lo leggiamo. Non ci deve trarre in inganno né lasciare alcun dubbio, quindi deve essere assolutamente esplicativa del ruolo dell'elemento a cui viene attribuito. In caso di dubbio, scegliere un nome temporaneo, che non vuol dire TMP, Pippo, qualcosa, ma magari ci viene in mente un nome, però forse non lo descrive perfettamente. Eventualmente, quando abbiamo completato la routine, potremo anche dire: ok, torniamo a rileggere il nostro pezzo di codice, torniamo a analizzarlo e vediamo se possiamo trovargli un nome migliore e magari rinominarlo assieme alle altre cose che troviamo in giro sparse nel codice. Quindi arrivare comunque ad avere una routine dove tutto ciò che ha un nome chiaro e che non sia, come dire, fuorviante. Qui c'è un piccolo esempio, ad esempio c'è una dichiarazione di una variabile che indica il tempo trascorso espresso in giorni, quindi sono days, quindi days inizia per D, chiamiamola D. Wrong, un esempio di non codice non pulito, perché comunque questa D, sì, magari leggendo il contesto e vedendo come usata, noi impariamo qual è il contenuto. O magari nella dichiarazione, se questo commento è reale ed è comunque inserito ed è visibile,
andando a vedere la dichiarazione, andando a vedere questo commento, capiamo cosa c'è all'interno di questa variabile, ma quando noi la cerchiamo in giro, a meno che questo commento e l'upset time in days non sia presente ovunque, troveremo solo questa D e questa D non ci dirà nulla, a meno che non andiamo a navigare a trovare la dichiarazione e vediamo il commento. Quindi dobbiamo sempre fare un'operazione in più, è un'operazione che richiede poco, ma è un poco che si somma a tante frazioni di pochi che alla fine genera minuti, ore, a seconda di quello che dobbiamo fare. Quindi tutto gira un po' attorno a questo concetto. Sotto ci sono esempi di variabili con nome che dovrebbe essere un po' più significativo, ad esempio elapsed time in days, tempo trascorso in giorni, cioè più di così, poi magari non è neanche del tutto significativo perché bisogna vedere se va ulteriormente integrato con il motivo per cui lì dentro c'è questo valore, quindi però adesso senza esagerare. Però potremmo già considerarli dei valori già più corretti rispetto al primo, che non dice assolutamente nulla se non vedendo il commento che c'è sulla dichiarazione. Ma attenzione che le dichiarazioni e l'uso possono essere in righe che sono molto distanti tra loro, e questo ovviamente ci forza a navigare, ci forza a fare uno sforzo mentale e a perdere il tempo. Anche days since creation, se fosse una variabile associata a un oggetto o comunque in un record, sappiamo che quelli sono un numero intero di giorni trascorsi dalla creazione di, dipende di cosa si sta parlando. Quindi ovviamente non è che tutto il contesto vada concentrato e riassunto all'interno di, come dire, del nome di una variabile, però qualcosa ovviamente si può evincere anche dal dintorno, come dire, però è già più significativo di usare una semplice D come nome di una variabile. In termini di evidenziare le intenzioni, qui c'è un altro esempio, questo get them. Qui l'errore dov'è? In realtà ce ne sono diversi, probabilmente. Adesso mi devo un attimo rileggere il codice perché c'è questo get them che ha un problema legato al naming, ovvero get them che cosa? Cioè recupera, non si capisce a cosa fa riferimento, mentre sulla destra vediamo che c'è un get array of even numbers che ovviamente è abbastanza esplicativo di quello che fa questa funzione, cioè tira fuori un array dei valori interi che abbiamo. Poi c'è un'altra cosa interessante, ovvero che sulla parte sinistra abbiamo un ciclo for che va da 1 a 100 e se i mod 2 è uguale a 0, quindi controlla se il numero è pari, allora aggiunge alla lista il nostro numero e alla fine restituisce come array i numeri che ha inserito nella lista. In realtà a un colpo d'occhio la parte sinistra può sembrare più intuitiva. Quella a destra però presenta diversi vantaggi, ovvero che ad esempio quell'1 e quel 100 che noi abbiamo a sinistra sulla variabile i con cui facciamo il ciclo, li abbiamo scelti a caso, cioè ci fermiamo a 100 per un motivo. Sulla destra quei valori sono utilizzati ma non sono in line, cioè non sono nella riga specifica del ciclo for, ma sono stati definiti dentro la funzione perché hanno senso qui dentro. Ma altrimenti potrebbero anche facilmente diventare parametri di questa funzione. Ecco che però qui c'è già un discorso, cioè trasformarli in costante vuol dire utilizziamo comunque i numeri direttamente, perché alla fine il compilato questo farà, cioè range min sarà 1, range max sarà 100, ma dandogli un'etichetta, stessa funzionalità, però scriviamo un codice dove questi valori che noi utilizziamo vengono battezzati in modo da avere. Cioè diciamo qual è il loro utilizzo, uno è il minimo del range e l'altro il massimo. Non che sul lato sinistro non sia comprensibile, ma lo comprendiamo leggendo il codice, cioè vedendo cosa fa il codice capiamo a cosa serve. Sul lato destro, di quella della versione che abbiamo a destra, lo capiamo perché c'è scritto, quindi se il motivo fosse un altro, supponendo di dare alle costanti un valore giusto, un nome corretto, scusate, cioè capiamo esattamente a cosa servono. Poi, vabbè, a sinistra c'è questa list che diventa una even number list, cioè la lista dei numeri pari, e poi la i, al posto di essere una i, diventa il current number,
Quindi tutto rimane più o meno uguale, salvo che alle variabili vengono date dei nomi più sensati. Ecco, in realtà poi qui probabilmente abbiamo un po', cioè si è un po' esagerato, forse non era neanche del tutto necessario. Perché? Perché il pezzo di codice è anche piccolo. Però se fosse parte di un'implementazione molto più grande, ecco che avere come dire, un nome significativo inizia ad avere un suo senso. Più riduciamo, come dire, le funzioni ai minimi termini, più forse possiamo anche accontentarci di dare dei nomi più generici, cioè di chiamare ad esempio number list. Però questo even number list ci chiarisce che in questa lista vanno a finire solo i numeri pari, e quindi è quella che andiamo a restituire. Range min, range max, ok, già detto. Mettiamo che li vogliamo rendere parametrizzabili. Ecco che noi potremmo andare a togliere quei const, prendere range min e range max, metterli nella dichiarazione della funzione getArray of even numbers, e abbiamo trasformato automaticamente le costanti in parametri, e il resto del codice non andiamo a toccarlo. Diverso sarebbe se noi avessimo messo quell'1 e quel 100 all'interno della funzione. Questo perché, questo è un esempio facile, ma mettiamo che i numeri vengano riutilizzati anche più volte all'interno della funzione, non siamo sicuri di averli, come dire, sostituiti tutti. Cioè, intendiamoci, questo è un esempio molto semplice, ma ragioniamo anche su codice che potremmo aver visto dove ci sono, come dire, questo tipo di necessità e questo tipo di implementazione, dove lo scenario è molto più, ma neanche molto più, ma magari un minimo più complesso, e diventa già un po' più, come dire, difficile andare a identificare le varie parti e a scomporre il codice. Qui siamo già stati bravi perché abbiamo usato una funzione molto autoinclusiva, molto semplice e strutturata anche in maniera abbastanza corretta con tutte le cose che servono, quindi siamo avvantaggiati, ma vedete che anche nel vantaggio ci sono comunque delle cose che si possono migliorare, non in funzione, cioè attenzione, queste due funzioni performano entrambe allo stesso modo. Quello che noi qui andiamo a curare è la leggibilità dal punto di vista dello sviluppatore, o per così dire, se non la leggibilità, comunque la chiarezza di quello che noi utilizziamo e che facciamo all'interno del codice. Questo è il concetto. Quindi alcune direttive sono evitare disinformazione, quindi detto così non è che parliamo del giornale del giorno d'oggi, stiamo parlando di prendere degli accorgimenti in modo da evitare che tutto ciò che può nei confronti di chi legge magari il codice dare delle informazioni che sono diverse da quelle che sono la realtà. Cioè, ad esempio, dobbiamo evitare di nascondere il motivo o il tipo dei valori, delle entità, degli elementi quando non serve, evitare di usare dei nomi troppo simili tra loro, o che magari usano dei caratteri equivocabili, ad esempio sostituire delle i con degli uno, che magari possono dar l'idea che un nome di una variabile sia uguale se non molto simile a quella di un'altra. Evitare delle precisazioni che suggeriscono una struttura dati diversa da quella reale. Poi vediamo in realtà di cosa stiamo parlando, perché c'è un esempio. E non usare dei nomi diversi per dei concetti sostanzialmente identici, che è un po' il discorso che facevamo poco fa riguardo all'adottare una terminologia il più possibile uniforme, quindi questo è un po' l'obiettivo. Guardiamo ad esempio questi esempi qui. Ad esempio c'è questa, vedete che c'è questa getIntegerList che restituisce un array di interi. Cioè, questo list può essere intesa come una lista di interi o anche un insieme, però perché scrive codice. Oh, ciao Holistic, non mi ricordo, il nome non è Maurizio, giusto? O oh, sì, non è ma penso di sì, perché mi ricordo che c'era stata una serata dove c'erano i due Maurizio con i cognomi quasi uguali.
Quindi questa get integer list, però la lista per chi sviluppa tendenzialmente ha anche un altro significato, cioè è una lista una lista è una struttura dati, quindi non è una lista nel senso come la lista della spesa, quindi avere una funzione, infatti mi ricordavo bene, ma perché c'è il cognome che qui, non so se è ancora collegato, c'è un del Magno. E il tuo era molto simile, De Magnis, non mi ricordo di preciso, e quindi c'era stata questa cosa bellissima in chat dove non si capiva, c'era, ahimè, che mi hai rubato il cognome, c'era stato, a proposito di nomi attribuiti, c'era stato un conflitto. Allora, tornando a noi. Quindi questa get integer list, la lista è una struttura dati, come dire, conosciuta, e quindi restituire un array rende bruttarello usare list come nome. Così come sotto ci sono variabili number list, che è un array, o numbers, che è una lista di interi, però numbers, come dire, è un po' esatto. Ho visto adesso la lista di interi, però numbers, cioè sono numeri, cioè che numeri sono, che cosa c'è, quindi come dire, qui più che disinformazione c'è sì, in certi casi c'è una cosa fuorviante, in altri casi c'è un come dire, una mancanza di specializzazione. E poi sotto c'è questo controller for efficient handling of strings. Controller for efficient storing of strings, cioè cioè sono delle funzioni che hanno un nome lungo, quindi uno direbbe, ok, che bel nome lungo, quindi è indicativo. Hanno la differenza che hanno dei nomi molto simili, cioè anche se handling e storing non sono proprio uguali, non sono ambigui, come dire, però nel leggerli a volte quando abbiamo il completamento automatico restituiscono, non prendono parametri, restituiscono anche lo stesso, come dire, valore, array di interi, quindi prendere l'una per l'altra è praticamente un evento certo. Questo perché? Perché mentre voi programmate non è che siete sempre tranquilli, c'è la telefonata, mentre uno telefona voi scrivete. Siete deconcentrati e quindi ecco che nel momento in cui dovete scegliere la prima, poi vi scappa, scelta la seconda. Sì, quella sulla UX è stata abbastanza. Sono stato anche quasi cazziano. No, scherzo. Però sì, diciamo che è stato interessante per chi è collegato a vedere sul canale di Diana Coz, una live una chiacchierata con un esperto di UX. È stata abbastanza interessante, diciamo che il concetto di dire facciamo le cose, che poi in realtà è quello che sto illustrando qui, cioè il fatto di dire non è che stiamo parlando di pizze fichi, di cose come dire, no? Come dire, amatoriali, cioè bisogna fare le cose fatte bene, per farle bene effettivamente ci devono essere tutti gli accorgimenti. Poi sì, è stata una. Sì, YouTube in questo caso è utile perché si può andare a recuperare. Infatti dovrò riguardare il secondo pezzo perché sì, penso che metterò anche questa più che altro perché è abbastanza, come dire, parlata, e poi in generale al momento le sto mettendo un po' tutte, poi dopo arriverò magari a qualcuno. E quindi dunque mi sono un attimo perso. Ok, torno. Quindi sotto invece c'è la parte ok, ovvero invece che get integer list, che poi quella get integer list voleva essere quella funzione che tira fuori numeri pari. Sotto c'è get array of even numbers, cioè c'è un nome corretto, poi ci sono queste variabili even number list, che non è più un array ma è una lista effettivamente, quindi c'è un esempio anche con even numbers, cioè o usiamo list e se usiamo list facciamo, come dire, una lista, oppure
Oppure non diciamo niente, scriviamo even numbers oppure bunch of numbers, giusto per dare un altro esempio ancora. Accounts, un array di account, quindi o stiamo generici oppure se andiamo a indicare array o lista rispettiamo il tipo di dato. A destra ci sono altri esempi sbagliati che però capita spesso di trovare nei progetti, ad esempio un product, poi c'è il product info, c'è il product data. A me capita spesso di trovare, e l'ho fatta anch'io, cioè le trovo perché poi alcune le scrivo anch'io, ad esempio le classi product manager. In questo libro dice che, ok, noi scriviamo product manager perché la nostra classe che cosa fa? Fa, gestisce dei prodotti. Ok, ma gestire cosa vuol dire? Cioè, com'è che li gestisce? Cioè, questo libro è molto illuminante su certi aspetti perché ti fa proprio capire come alcune cose che si pensano, come dire, intelligibili o comunque chiare. Appena si cambia la persona, il contesto, oppure appena passano 10 minuti e si riprendono in mano, sono, come dire, cambiano per un'altra persona, hanno un altro significato, cambiano significato, diventano ambigue praticamente quasi, quasi, quasi istantaneamente. Queste nomenclature sono oggettivamente giuste o sbagliate? Diciamo che un po' dipende, allora, chiamare un qualcosa list e poi un array, secondo me è sbagliato, cioè dà un'idea sbagliata, quindi questo è un po', il libro dice di non dare informazioni fuorvianti, quindi se io scrivo list, proprio perché è una cosa che guarda uno sviluppatore, se fosse un utente finale, una lista può essere un elenco di cose, quindi può starci qualsiasi cosa, ma uno sviluppatore potrebbe essere, anche perché magari è una list, perché inizialmente è una list, ma poi potrebbe diventare un array, siccome ci sono linguaggi C Sharp, Java, Delphi che fanno dei cicli tipo for in o for each, che consentono anche di prescindere dal fatto che io ho un array e una lista, li posso enumerare sempre allo stesso modo, quindi non cambia quel modo lì. Io posso andare lì, cambiare il tipo di dato e farlo diventare qualcos'altro. Se lascio il nome com'è, si chiama list e trasforma list in un array, comunque sto dando un'informazione fuorviante. Quindi dice meglio comunque non dare un'indicazione a questo punto, che è l'esempio di even numbers o bunch of numbers. Oppure invece che fare account array o account list faccio accounts e poi rimango sul generico. In generale, usare il termine contain, ecco, il termine collection, ad esempio, per noi di Delphi potrebbe essere fuorviante, perché noi abbiamo, ma in realtà anche per chi usa .NET, perché c'è la collection, però ecco, forse è già meno fuorviante. Un container, ecco, può starci, sì, come, ma probabilmente si può anche omettere, anche perché dopo la variabile diventa, cioè diventa veramente un nome molto lungo. E attenzione che per queste cose non è che diventano. Oddio, cosa è successo? C'è il moderatore di Streamlabs che è stato È stato un po' troppo zelante, ha scritto un commento. Lo devo un po' rilassare, perché forse il default, la configurazione di default è un po' rigida dell'automod, quindi. Tra l'altro non li dovrei vedere questi, come dire, questi cosi. No, come si fa a vedere i messaggi che sono in coda di moderazione, che magari ci sono ancora. Il moderatore è stato forse qua dalla chat. Mostra bene. Esamina, gestisci le impostazioni. No, non me lo fa. Non la vedo. Diciamo che è stato un po' brutale, come dire, come. Dovrò, come dire, sistemarlo un po' meglio. Ok.
Scusate per l'automod violento. A lungo poi va bene, se vede che è rimasto. È un po' troppo zelante. No, in termini di obiettivamente o soggettivamente giusto o sbagliato, diciamo che questi sono dei consigli, come dicevo, non è una cosa. In Ruby quasi non esiste il concetto di lista. Sì, poi so che anche in Python, diciamo, parlare di. Ci sono le tuple, cioè tu hai un contenitore, dentro ci sono delle cose, quindi anche se è un array, se lo puoi sempre espandere, ci sono delle. Anche in JavaScript c'è l'array, se faccio push e ci butto dentro una cosa, gli ho inserito un oggetto, quindi sì, chiaramente dipende un po' dai. Cioè, questi sono concetti che magari su un certo linguaggio possono valere, su altri linguaggi magari valgono se ci sono dei casi analoghi, quindi è giusto per avere l'esempio. E a parte questo, cioè non c'è un giusto o sbagliato in senso assoluto, ma ci sono dei suggerimenti, almeno nel libro, che evitano, cioè ad esempio quella funzione si chiama controller for efficient handling of strings, avere quelle due versioni non è che sia giusto o sbagliato, sta solo a segnalare che attenzione, cioè chi scrive il libro dice per esperienza so che se li scrivi così, anche se non sono uguali ma un po' si assomigliano a un termine addirittura completamente diverso, perché se differiscono per un carattere sono d'accordo anch'io che è abbastanza facile che uno si sbagli, prendere fischi per fiaschi si fa abbastanza presto, però è proprio indicato come esempio perché anche se sono diversi la differenza è talmente interna e a volte magari può sfuggire che mentre tu sei lì magari ne richiami uno al posto dell'altro e due cose fanno due cose anche completamente diverse tra l'altro, perché uno c'è handling of string, nell'altro c'è uno storing of strings, cioè quindi questo sta a indicare che magari i due nomi vanno resi diversi non per un termine ma proprio completamente, quindi però questo è sempre un concetto di come dire di cosa che può aiutare lo sviluppatore nell'evitare di sbagliarsi o di leggere meglio il codice in un secondo momento, cioè tutto alla fine gira attorno a questa cosa e quindi mettere meno tempo sia nel fare le cose che nel correggere evitando di eventualmente di sbagliarsi. Un'altra regola abbastanza, in realtà questa la condivido perché mi è capitata, di non usare abbreviazioni che rendano i nomi cacofonici, ovvero non pronunciabili. Anche perché molto spesso capita, magari non so, si fa un bel brainstorming. Se io mentre faccio un brainstorming parlo di cose che hanno un nome che non è pronunciabile, praticamente non riesci a discuterne senza sembrare un totale idiota. Perché qui vabbè, mi è venuto in mente subito il flutterbutterfur, quello di piovono polpette, perché era totalmente impronunciabile, quindi. Non può essere neanche cercato con facilità e soprattutto magari uno che è nuovo, andargli a spiegare non so, un nuovo sviluppatore inserito nel team, andare a spiegare che c'è il diventa, cioè, a meno che non capisca esattamente qual è l'acronimo o le, come dire, le lettere che compongono questa parola indicibile, non riesce neanche a cercarla e quindi diciamo sono divertenti, sono belli per fare gli aneddoti, però a lungo andare magari chi ha partecipato all'aneddoto se ne va, non ride più nessuno, ci si ritrova solo con dei problemi da risolvere, delle cose strane da leggere. Anche di questo c'è qualche esempio che è derivato da, come dire, esperienza personale, quindi io alcuni li ho tradotti, ma ho tenuto, ad esempio c'era qui c'è la parte wrong. C'è questo data record 102 perché comunque era come dire, un set di dati che venivano letti e scritti su quella che era una memoria di un PLC che aveva come dire, un certo indirizzo, il 102, si chiamano data record, data memory. Forse si possono estrarre schemi di buona o pessima qualità del codice agnostici.
Sì, in certi casi, e secondo me quello è un po' il lavoro da che deve fare un po' chi legge il libro, perché ha degli esempi in Java. E ad esempio, io le cose che qui ho codificato, in questo caso in Delphi, sono esempi che riprendono il concetto, ma sono rivisti, sono un po' diversi da quelli proposti in Java dall'autore, perché magari il concetto c'è ed esiste, ma è declinato in un altro modo, da un punto di vista del linguaggio. Cioè, ci sono due elementi che condividono lo stesso problema, ma in un linguaggio li trovi in un frangente, nell'altro li trovi in un altro. Quindi loro hanno cercato di fare anche questo lavoro. Però sì, sono tutte regole. No, su lunghezza eccessiva. Ultimamente non mi incazzo, ma sono un po' A Maurizio che incazzato riscatta perché mi un. sembra che tu ci stai prendendo Non noi in so, però se giro. si Ti sente, diverti quindi. col nostro tempo, bravo, complimenti. Va bene, io non ho sentito niente. Effettivamente dovevo sperimentare un paio di alert perché siccome è da poco che ci sono i punti canale perché sono diventato affiliato da poco, adesso lo provo subito per vedere se funziona, perché non so se funzionano solo in live, ma mi sa che. Ah, si è sentito? Adesso meglio che non ho sentito niente. Ho provato questo, ma direi che non funziona, quindi l'ho proprio sperimentati questo weekend. Forse ho sbagliato a scriverne. No, ma sperimenta pure. Perché quando ci provo io, dice sempre non. Siccome essendoci dei punti canale, devo trovare un po' l'espediente per farli consumare a qualcuno, quindi. Così abbiamo provato che funziona, quindi ti ho messo giù qualcuno, scelti accuratamente, ma allora, cosa stavamo dicendo? No, poi regole come dire, lunghezza eccessiva, ci cioè sono regole molto molto generali. Fa brutto che io non lo sento, perché. Adesso mi metterò. Scoprirò come mai. Comunque se li sentite voi, tanto meglio. Allora. Adesso c'è l'esaurimento di tutti i punti canale accumulati in giro di. No, però non sono regole così ferree, tornando su un attimo sull'argomento, sono. Comunque, cioè non c'è scritto, la variabile non deve avere una lunghezza maggiore di. Non sono così rigide, però ci sono delle indicazioni molto generali e di buon senso che a volte, come dire, sembrano. Che a volte sembrano, come dire, secondarie, in un certo senso, però alla fine diventano. Come dire, sono importanti e spesso uno non ci pensa, quindi a me è capitato su alcune cose sì, perché il discorso qual è? Che se uno sviluppa come noi per anni e anni, il medico Balmer, sì, quella ci stava, perché finché oggi ho visto che Microsoft, ho letto che ha prodotto la prima distribuzione di Linux, cioè nel 97 una notizia del genere non ci avrebbe creduto nessuno, quindi incredibile come. Oddio, quindi no, non sono regole ferree, ma sono regole un po' di buon senso. Alcune le conosciamo perché magari facendo il lavoro da anni e anni alla fine le abbiamo imparate, però altre effettivamente non erano così scontate, quindi, ma ce ne sono un sacco. Cioè, infatti, mi sa che questa trattazione la devo dividere in 20.000 puntate perché sembra sempre corta, ma alla fine c'è un sacco di roba. Quindi in questo esempio di codice c'è, dicevo, questo data record 102. Questo è effettivo, cioè il nome è reale, l'ho solo preso da un pezzo, era scritto in un altro linguaggio, però la persona che l'ha scritto ha scritto proprio record così perché voleva abbreviare, però voglio dire, se elimini due vocali da una parola di 8 lettere, secondo me potevi scriverla tutta,
non sembrava, come dire, almeno rimaneva impronunciabile, anche perché quando uno la pronuncia qui dice sempre comunque data record, non dice un'altra cosa. E poi ci sono queste private, c'è questo if fgen, ff sta per field, perché è un campo della classe, e quello, vabbè, per convenzione del linguaggio ci può stare, però quel gen ymdhms, cioè praticamente giorno, mese, l'anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi, cioè vuol dire è una data, non è che sia, cioè perché dare un'indicazione su come è memorizzata all'interno di questa struttura quando poi si tratta di una data, il concetto è che ci serve la data, e quindi in questo caso più che oltre a non essere pronunciabile è un nome che è troppo internal, perché un domani magari sì, beh sì, come dicevo prima forse non è ancora collegato, ma molte di queste cose qui hanno a che fare con appunto delle vecchie abitudini, quindi ho fatto un paio di esempi che mi riguardavano anche, tipo commentare ogni riga del codice, quindi sì, molto spesso sono frutto anche di una deformazione legata a qualcuno che ha usato magari dei linguaggi o vecchi o qualcosa dove queste cose erano all'ordine del giorno. E poi c'è questo mod ymde, ok, e poi c'è questo pszq int, che non mi ricordo cosa voleva dire, e questo appunto già dice che sottolinea il problema, cioè no, è impossibile ricordarsi a che diavolo serviva questa variabile, perché magari è un identificativo o un qualcosa del genere. E la struttura che c'è sotto, cioè con class, c'è cioè generation timestamp, modification timestamp, cioè io già avrei scritto generation date time, ma Unique ID, cioè sono dei nomi, adesso qui ovviamente siamo sempre sul lato abbastanza intelligibile, comunque banale sembra, ma io di primo esempio ne ho trovati parecchi di esempi. A volte sono anche acronimi che nascono mettendo assieme delle parole che vengono usate nella realtà aziendale, che potrebbero essere sostituiti da degli altri termini. Ma alla fine quello non viene fatto perché ci si abitua, non so, a chiamarli con un certo nome. Ad esempio, porto una mia esperienza di consulenza in un'azienda dove le modifiche sui dati di un database si chiamano IACA, e nessuno provenendo da fuori capisce che cos'è uno IACA, ma perché l'acronimo sta per intervento a cuore aperto, ovvero si va a passare a un DBA delle istruzioni degli script per andare a modificare dei dati di produzione che non possono essere ovviamente cambiati a mano, ma devono essere cambiati da qualcuno che comunque ha il polso ovviamente della loro gestione e ha la responsabilità. Quindi usando questo acronimo, è un acronimo che identifica un termine che viene usato solo in quel contesto lì. E quindi nessun altro con te, cioè chiunque entri e legge il termine finché non glielo spieghi non capisce di che cosa si sta parlando, e quindi diciamo che fino a quel punto lì ci può stare, quando la cosa viene reiterata più volte anche nel codice per qualsiasi entità con cui uno abbia a che fare, diventa veramente difficile, cioè devi fare una doppia formazione a uno che entra: prima gli spieghi, devi spiegare come si sviluppa, poi gli devi spiegare, devi fare il vocabolario, perché altrimenti non capisce un tubo delle cose con cui deve lavorare. Quindi in generale, comunque, se un nome non è pronunciabile, anche perché queste strutture dati, se io voglio dire a una persona che deve modificare il codice, guarda, il valore lo metti nella variabile generation timestamp, allora lui capisce. Se gli dico gen y, cioè non riesco a dirgliela, quindi non riusciamo a parlarci, non riusciamo a condividere delle specifiche relative a una modifica da fare al codice. Cioè, sembra una banalità, ma molto spesso ci sono delle, come dire, delle ripercussioni sulla qualità del codice, sulla chiarezza, sul fatto di poterne parlare, di poter. Gli devo spiegare, ovviamente, che si tratta di, guardi, quella variabile che contiene la generation date, che è espressa anche con gli anni mese. Ovviamente questa dover spiegare qualcosa in più
è una funzione fatica, come si dice, se mi ricordo bene, le lezioni di italiano, cioè devo spiegare quello che sto, i termini per capire quello che poi devo spiegare, quindi perdiamo del tempo inutilmente, quindi quello alla fine è sempre il concetto. Fubar, o analogamente commento ic sunt leones, non dicono. Dai, le cose veramente particolari, prima o poi dovrò far raccontare delle cose perché queste cose. Io pensavo di averne viste, ma ne hai viste veramente molte di più e anche di peggio. Sì, esatto, cioè la questione è sempre la fatica mentale, pensando poi di fare il concetto che chi sviluppa fa questo lavoro tutto il giorno, arriva la sera che quando attraversa la soglia di casa mangia il primo che trova dopo una sera così. E poi c'è un altro po' di consigli molto, molto generici, comunque sempre correlati. Ah, ok. Fuck it up. Non la sapevo, quindi questa proprio non mi sembra di non averla mai neanche letta, ma adesso inizierò a usarla anch'io, quindi soprattutto perché ho diversi. Grazie per il follow, Lori Pass, che è passato. Non l'ho mai usata, adesso inizierò a utilizzarla anch'io questo modo di dire, anche perché ho molti contesti dove potremmo. Sì, ho capito perfettamente. Codice particolarmente disastroso, guarda, ne trovo a bizzeffe facendo il consulente. Qui ci sono poi un altro po' di consigli, tipo evitare i nomi con una sola lettera. Vabbè, questo direi che, beh no, sembrano sempre banali, ma ne ho trovati anche di questi, perché ovviamente non puoi ricercarli e devi fare ricorso al mental map, cioè devi dire dove viene usato, dove si trovano. Ciao Lori Pass, benvenuto. Stiamo facendo una digressione sui principi del clean code. In realtà sto imparando un sacco di cose nuove. Fino a un po' di tempo fa spiegavo io, adesso invece sono in modalità learning. Qua c'è un consiglio che nessuno conosce, quindi qua ci sono i leoni, territorio inesplorato. Ah. Anche questo è interessante, ne devo ricordare perché so dove poterli usare in un sacco di contesti. Quindi evitare con nomi da una sola lettera, l'uso di encoding, di caratteri speciali, anche perché molti IDE sono stati lanciati, ad esempio una versione di Delphi aveva così tra le feature. Adesso puoi usare tutti i caratteri Unicode per le tue variabili, quindi virtualmente ci si possono mettere anche delle emoticon. Non puoi iniziare per un numero, ma puoi mettere un emoticon. Ecco, anche se puoi, io questo tipo di pratiche non le farei mai, metto delle U accentate, metto delle. Cercare sempre di evitarlo perché crea solo dei potenziali rischi di sbagliarsi a scrivere il nome della variabile. È vero che è autocompletata, però magari invece che un file UTF-8 ti fa un file ANSI, poi lo passi a qualcuno. Cioè, ovviamente, anche se si può, diciamo, è comodo poterlo usare nel sorgente Unicode perché se voglio stampare un emoticon come stringa, ok, la posso scrivere, la posso rappresentare, ma non lo userei mai come nome di variabile nemmeno in una classe. Ma mi è capitato qualche fricchettone che ha pensato che così era. I messaggi dei commit, sì, esatto, cioè tutto quello che è descrittivo e che è un dato, ben venga, anzi, nelle variabili. Di non inserire il tipo di dato all'interno del nome della variabile per intero come prefisso. Questo diciamo cozza un po' con la slide di prima, ma più che altro perché in questo modo si rimane generici, cioè qualunque modifica io vada a fare a quel tipo di dato non devo cambiare il nome della variabile, se non ho neanche da cambiare il resto del codice, il codice rimane leggibile e il nome rimane chiaro, quindi
nel dubbio evitare di specializzare, a meno che non sia proprio necessario, il tipo di dato inteso come array, come list, come le case che dicevamo prima. Quindi se va specializzato deve essere coerente, ma è meglio evitarlo perché a quel punto si finisce per doverlo sincronizzare. Come fare le mod su Minecraft? No, purtroppo, purtroppo non posso essere d'aiuto. In realtà mi piacerebbe esplorare il programma in questione, sia perché viene usato nelle scuole, che si usa spesso, ma purtroppo non è una cosa su cui non ho esperienza, quindi. Però ci potremmo formare, se qualcuno ha voglia di fare una live a riguardo. Ho comprato una Switch, ho visto che tra i programmi c'è anche Minecraft, potrei anche farci un pensierino, ma al momento direi che proprio sono totalmente. So cos'è, ma non ci ho mai passato più di un minuto di tempo. No, neanche creare proprio. Magari una versione ridotta che non funziona, quello potrei farlo, ma proprio è fuori dalle mie conoscenze. Poi, andando avanti, dunque, dove ero rimasto? Qui, evitare le convenzioni per membri privati interfacce. Adesso qui non mi ricordo bene cosa vuol dire, ma credo che si riferisca al fatto di non mettere delle iniziali. Anche se in realtà, perché questo è estratto da, l'ho messo che è un pochino borderline, perché è estratto da un volume dove si parla di Java, e a differenza ad esempio di Delphi C Sharp, le interfacce in C Sharp, in Delphi iniziano ad esempio per I, e vabbè, le classi non hanno un prefisso in C Sharp, mentre in Delphi anche le classi hanno un prefisso che è il T, quindi tutti i tipi hanno di solito un T davanti per identificarle. Questa non è ritenuta una buona pratica, anche se poi di fatto molte delle interfacce che troviamo in Java hanno un able in fondo, perché c'è serializable, non able, oppure hanno un can davanti perché indicano cosa la classe, cioè cosa l'oggetto può fare, quindi can print, can swim. Quindi alla fine, insomma, un po' borderline, nel senso che tra le due scelte conviene, come dire, seguire la convenzione che stabilisce diciamo, la coding convention diffusa per quel linguaggio, che è quella da adottare, perché il linguaggio è fatto così. Cioè in Delphi, se non metti un T davanti, ad esempio, in Delphi non puoi neanche sviluppare dei componenti da installare nell'IDE, perché tipicamente quando io ho un pulsante ho un T button, e quando lo trascino viene tolta quella T, viene fatto button 1, button 2. Se non metto la T, proprio vado contro anche le regole proprio del linguaggio, quindi delle convenzioni standard. Quindi in questo caso, cioè è una regola che va applicata quando non comporta altri problemi. Quindi questo è. Nei nomi delle classi usare sostantivi o azioni concrete. Questo è. Ad esempio, customer page, account, address parser, evitare dei termini generici come manager, processo, data info. Soprattutto non deve essere un verbo, cioè il nome di una classe non può avere un verbo, perché sarebbe tutta più il verbo si userebbe tutta più nei metodi. E comunque nomi come manager, processor, data info, c'è scrivere anche product info, ok, l'info sui prodotti, ma quali informazioni? Perché a volte capita magari che io recupero da uno storage, da un database, dei dati di un prodotto che sono i dati di testata, a volte ne recupero più di uno, quindi conviene che l'entità che uso come DTO, cioè una qualsiasi oggetto dove vado a salvare dentro le mie informazioni, sia un oggetto, una classe, un'istanza di una classe che abbia un nome, che dica, non so, product with details, product, cioè già product with details rimane un po' generico, ma è meglio di product info, product data, perché a volte c'è chi fa questi product info 2 oppure extended, sono
sono sempre delle cose che, discorsi che lasciano ambiguità e non ti dicono con precisione effettivamente cosa c'è dentro e cosa non trovi. Quindi devi sempre andare a vedere il codice, devi sempre andare a fare un po' di mental mapping, andare a farti una scorsa di quello che c'è, quando vedi come è fatto, capisci a quel punto. E quello è ciò che si vorrebbe, per così dire, evitare. Nei nomi dei metodi usare verbi, complemento, oggetto, che okay, è quando ovviamente applicabile, sì, perché a volte c'è chi dà dei nomi un po' particolari, ai metodi, non usa dei verbi, ma altro tipo di elementi grammaticali, e quindi questo ovviamente è una questione di chiarezza, ma questo è abbastanza assodato e diffuso, quindi chi programma già da un po' di tempo non ha questo tipo di problematiche. Altri consigli, giusto per adesso, comunque andiamo un po' verso la fine, quindi non usare dei nomi aneddotici, anche questo è riportato nel libro e questo l'ho considerato perché mi è capitato, cioè dei nomi che sono dei nomi particolari che fanno riferimento a qualcosa tipo dei nickname che sono capitati, un po' come l'esempio che facevo prima dello Yak o altre cose. Mi è capitato di trovare cose che avessero un nome che gli è stato attribuito dal team perché, non so, hanno detto che, qui c'è un esempio, c'è un metodo schianta clienti, ad esempio mi è capitato di trovare un portale di gestione di dati dove c'erano degli avvia tutti, conferma tutti, poi c'era un franz, cioè quei verbi un po' che nascono perché praticamente ci si abitua ad utilizzarli e gli si dà un significato, ma non sono dei verbi né in inglese né in italiano che hanno un significato preciso. Cioè, chiamo un metodo schianta clienti, io non capisco se questo metodo elimina i dati, li disabilita o fa qualcosa. Alcune di queste regole potrebbero essere implementate nei linter, nel senso che tu consigli che i linter dovrebbero averle, oppure dici che si possono implementare perché nei linter si possono effettivamente configurare, perché sarebbe interessante, oddio, dovrebbero avere il typo, in realtà ci sono molti tool di sviluppo, uso ReSharper ad esempio, o i prodotti JetBrains che hanno il dizionario per trovare anche i typo nei metodi che io poi spesso non uso perché a volte manca il dizionario italiano, cioè della roba in italiano, e quindi però sì, cioè il concetto è se arriva come sempre il nuovo dipendente, gli devi spiegare sia ok, questo è interessante perché sì, alcune regole si potrebbero proprio, cioè, fino a questo livello di dettaglio sui linter. Ho provato ES l'internet, non ci sono mai arrivato, però sarebbe anche interessante vedere. Diciamo che qui è più una questione di logica o comunque anche di attenzione al fatto che, come sempre, non bisogna basarsi su qualcosa del momento per dare un nome a variabili, metodi, come sempre, a qualsiasi cosa, quando sono riferiti a un. Così, a un evento, qualcosa che è capitato, che ovviamente fa parte di memoria storica, che poi man mano che la gente va e viene da un posto di lavoro, si perde e si finisce col dover o ricordarsi quell'aneddoto, e a volte veramente non lo si ricorda più o sparisce, o dover spiegare anche lì, cioè dover andare anche in questo caso, trovo un metodo che si chiama schianta clienti, devo andare a vedere il codice, cioè non mi dice nulla di quello che quell'operazione fa. Così come questo forse è un po' più importante, usare dei nomi, come dire, diversi per metodi che fanno un po' la stessa cosa. Cioè, ci siamo accordati che il metodo che recupera tutti i clienti si chiama getAllCustomer. Non facciamo una classe getAllCustomer, che è un metodo getAllCustomer, è una classe, non so, product repository che ha un fetch all products, perché sembra che tra il get, il retrieve, il fetch, cioè se c'è una differenza, allora questa bisogna che faccia parte del nome e che sia ben illustrata, cioè che sia, come dire, evidenziata, che si capisca quale sia la differenza. Quindi io potrei dire
get product summary, cioè che vuol dire magari tiro su i dati principali testati di un prodotto, oppure get product details e tiro su i dettagli. Allora uso il termine get, ma vado a indicare due versioni che recuperano dati diversi. Ma se fanno la stessa cosa, usare get, retrieve, fetch per dei metodi che fanno la stessa cosa diventa, cioè fanno pensare che ci sia una differenza, quando poi magari a uno piace più un termine, a uno piace l'altro, sono sviluppatori diversi e hanno adottato questo tipo di, cioè se a me piace usare, chiamare il metodo fetch e vedo che è stato già creato un metodo in un altro contesto e si chiama get, piuttosto mi rassegno a usare get, perché mantengo comunque uno standard e creo meno confusione rispetto a usare un termine che magari penso sia migliore, ma che è diverso da un altro già in uso, e poi dopo arriva il terzo che usa retrieve. A questo punto non ci si capisce più niente, quindi o se li fattorizzano entrambi oppure si cerca anche di adeguarsi un po' allo stile che è già stato utilizzato, a meno che non sia completamente sbagliato, ma sul concetto di come arginare codice cattivo quando c'è, andando ad aggiungere codice buono, c'è proprio un, c'è una trattazione, un capitolo a parte, quindi non l'anticipo adesso. E analogamente non usare un termine per due scopi diversi, quindi se la get in un caso si comporta in un modo e nell'altro la get fa un'altra cosa, usare get in tutti e due i casi allo stesso modo ovviamente sempre fuorviante, e usare sempre termini tecnici, quindi non ha senso usare come dicevo, se usiamo list, array, dobbiamo sempre tenere presente che il codice viene letto da programmatori, e quindi non c'è nulla di male nel usare un parlare di controller, parlare di repository, parlare di cose di questo tipo, senza usare termini specificatamente del business, perché comunque se la questione è puramente tecnica, deve rimanere tecnica. Comunque bisogna sempre tenere conto che non è una cosa che va agli utenti, quindi a meno che non sia una cosa appunto da mostrare agli utenti. E a questo punto entriamo nell'altro scenario, che deve essere intuitivo per gli utenti, e quindi lì ci penserà appunto l'esperto UX che va a definire con i collaboratori qual è il testo da usare, dove scriverlo. È una regola secondo me d'oro, poi direi che per stasera abbiamo visto un po' di cose, forse ne volevo vedere un po' di più, ma vedo che la cosa diventa effettivamente molto lunga, perché c'è poi anche tutta la parte della discussione che è interessante. È di non temere critiche, cioè una volta che uno ha acquisito, come dire, delle convenzioni buone, o comunque se vede che ovviamente sempre eludendo il rischio di introdurre delle regressioni o dei bug o dei problemi, se si notano nomi che non sono significativi e si vuole fare refactoring e metterli meglio, quando necessario non si devono temere critiche, a me ovviamente quando si è sicuri di quello che si fa, ma è necessario andarla a correggere, perché se non si va a sanare l'operazione e si rimanda, ovviamente più codice poi viene scritto e più sarà difficile in un secondo momento, come dire, andarlo a sanare, quindi andare a rifattorizzare, perché magari appunto vengono create tutta una serie di, se abbiamo un progetto lo stiamo sviluppando, un conto quando abbiamo fatto magari DevOps, abbiamo messo l'installazione, il deploy, tutta una serie di cose, magari a quel punto ci sono dei riferimenti abbastanza precisi su elementi del codice, quindi diventa già più rischioso. Ma se si tratta di una cosa che si può fare senza temere critiche, i nomi vanno modificati, perché come dire, uno può dire guarda, me l'ha detto Uncle Bob, qui c'è il libro perché va a tutto a beneficio della manutenibilità poi futura del codice, quindi questo è un principio abbastanza da portare alto, nel senso che spesso si lasciano le cose magari andare perché è già stato fatto così, per paura poi eventualmente dover anche andare a litigare con chi ha deciso di chiamare le cose in un certo modo. Ma se ha sbagliato ed è una persona intelligente, si deve poter ovviamente interloquire, collaborare, e all'obiettivo poi di produrre qualcosa che sia
migliore non solo dal punto di vista delle feature da dare a un eventuale cliente, ma migliore anche dal punto di vista della leggibilità di chi poi ci deve mettere le mani, perché essendo comunque che siamo anche noi, noi del futuro, oltre alla persona in questione, curare questo aspetto comunque è una cosa importante. Come dice, come diceva all'inizio Uncle Bob, adesso non mi ricordo la frase di preciso in inglese, me la vado a recuperare, tanto ci metto un secondo. Diceva appunto di curare il codice scritto bene, è importante, la leggibilità è importante tanto quanto la sua buona esecuzione. Quindi insomma, vado a vedere. Ok, direi che per il momento, siccome sono quasi le 11, mi fermo qui, perché c'è un'altra parte legata a questo punto all'implementazione. prometto listi che vado a configurare il moderatore in modo che ti lasci scrivere dei messaggi più lunghi, ma non saranno così lunghi, perché com'è possibile che risultino così? È troppo prolisso, ma io lo capisco perché anch'io non ho il dono della sintesi, quindi non so come mai sia suscettibile. Non mi sembrava di averlo impostato così rigido, ma evidentemente il moderatore è un po' suscettibile. Quindi sì, questo automodo, se qualcuno vuol fare da moderatore ma c'è, ci sono poi poche persone, quindi infatti andrò a disabilitare queste cose qui, perché tanto non all'occorrenza, se qualcuno dovesse scrivere troppo si fa poi anche presto a gestire, quindi è molto più probabile. Anche il Bob diceva bisogna sempre chiedersi il perché di pratiche diffuse, cioè tipo un po' come in cucina o in scienza abbiamo sempre fatto così, e quindi se no, quello è un discorso che io prendo sempre un po', ma non lo considero mai, come dire, vado sempre a analizzare un po' più a fondo, perché effettivamente abbiamo sempre fatto così. Al keynote di una RailsConf, quindi lui fa Rails, fa Java, fa di tutto. No, ci sono dei filmati su YouTube che sono bellissimi dal punto di vista, cioè, più che altro per come spiega le cose, perché io lo ammiro un sacco, perché riuscire a fare ridere, cioè fare dello spirito mentre spieghi delle cose, c'è anche il vantaggio che dopo ti vedi, cioè le cose ti rimangono in testa perché ti ricordi l'esempio con degli universitari dove spiegava programmazione oggetti, programmazione solid, e parte con un quiz, quindi che cos'è una dipendenza, e tutti, anche uno sviluppatore esperto inizia a dare un po' delle risposte così come gli vengono in mente, e lui alla fine ti frega, perché in realtà ne hai in mente una, tu ne pensi 10, lui ha in mente l'undicesima, quindi sono, trovare i suoi filmati sono belli, quindi sono veramente belli. Allora, ok, direi che per stasera ci fermiamo qui. Ci sono ancora un sacco di argomenti da trattare, perché cioè, sapevo comunque che era una cosa abbastanza lunga, perché effettivamente nel libro si dicono veramente, cioè è un bel librone, si dicono veramente tante cose, e vabbè, alcune possono sembrare scontate ma in realtà non lo sono affatto, e per cui è un argomento che mi piaceva trattare. Forse non è proprio il periodo ideale, perché sono tutti in vacanza, soprattutto nel voler imbastire magari una discussione, però vabbè, quello che si riesce a fare si fa, e poi lo caricherò senz'altro anche su YouTube, così rimane per qualcuno che volesse approfondire l'argomento. E più che altro era un atto doveroso nei confronti
di queste slide, di questa sessione che per due volte ho sciccato, una volta per mancanza di tempo e l'altra volta perché me lo sono tolto io rimanendo a piedi nel tentativo di andare alla conferenza, quindi dovevo dargli nuova vita, dovevo ritirarlo fuori, quindi niente, direi che sono le 11, quindi ringrazio chi ha seguito, Diana, che direi che questa sera aveva l'intervista, poi si è collegata, quindi in serata Twitch 100%, ma adesso anch'io mi rimetto a guardare un po' di, nonostante l'automod. L'automod si mette un po' in tralcia, diciamo. Dopo rientro dalle vacanze, adesso mi guardano anch'io qualcuna delle sessioni che mi sono perso, perché alcune erano effettivamente interessanti, quindi devo recuperare un po' di tempo. Almeno lì posso usare lo schermo grande, essendo che non c'è la chat, e quindi mi piace anche scrivere. Quindi. Ok, siamo in pochini, il raid ce lo risparmiamo anche perché non saprei chi raidare stasera, non so chi c'è. Vi saluto di nuovo, grazie di nuovo a chi si è collegato, direi che riprenderemo il discorso il prossimo giovedì. Adesso sto cercando di fare una live a settimana, di più diventa un po' difficoltoso perché c'è un po' il lavoro, poi comunque ci sono poche persone. Io dico questo, poi in realtà la scusa è che lunedì c'è Temptation Island e mercoledì c'è Super Quark. Uno serve, è un po' come, sono un po' come percorsi con l'acqua fredda e quella calda, no? Uno alimenta l'ignoranza, l'altro mi alimenta il sapere, e così con le due cose. Vabbè, quindi ci rivediamo per chi c'è il prossimo giovedì. Grazie di nuovo per il follow e alla prossima. Ciao a tutti e buonanotte.